Allora facciamo un passo avanti ragazzi, guadagniamo il palco per la vostra team presentation. Iniziamo dal colombiano, arriva dalla capitale Bogotà, Miguel Eduardo Flores. Altro colombiano, secondo al campionato colombiano Under 23 quest'anno, classe 2002, Andres Mansipe, dorsale 143. Un altro atleta italiano sempre in fuga, sempre protagonista, grandi attacchi da sempre per il Bresciano Doc, Filippo Tagliani. È il più giovane in gara, è nato il 21 dicembre del 2004, è un colombiano, dorsale 145, Diego Pescador. Altro colombiano del gruppo, ha il dorsale 146, lui è Jonathan Restrepo Valencia. Chiudiamo con un altro italiano, altro bresciano, da Gavardo, due passi da Brescia, Alessandro Bisolti, a dorsale 147, accompagnati dal vostro applauso, vi abbiamo fatto conoscere la GV Shimano Cybermec di Gianni Savio, di Luis Alberto Selì e di Andrea Peschi. Da Mistichelli, buongiorno, ben arrivati in Calabria. E allora andiamoli a presentare, classicamente alzeranno la mano per identificarsi. Il dorsale 111 per Kevin Bonaldo, atleta di Loria, trevigiano. Il primo applauso va a lui, signori, vi chiedo di applaudire questi ragazzi che sono una buona parte del futuro del ciclismo italiano e non solo. Filippo Dignani, giovanissimo, classe 2002, da Monte San Giusto, nelle Marche. Giacomo Caravaglia, atleta di Magenta. Samuele Mion, corridore veneziano. Buongiorno ai ragazzi della Coratec, salutiamo Sergio Barsani, salutiamo Francesco Frassi e salutiamo anche la vincitrice dei 5 Giri d'Italia 3 Tour de France femminile Fabiana Luperini, che è una delle direttori sportive di questa formazione. Allora andiamo per alzata di mano, il primo della lista è il capitano di questo gruppo, Valerio Conti, già maglia rosa, una tappa alla Vuelta. Un applauso per Valerio Conti, dorsale 131 con 132, Stefano Gandin, 4 vittorie tra i prof, atleta veneto di Vittorio. Politici presenti a fianco dei ragazzi, naturalmente c'è il patrocinio e il sostegno della città metropolitana di Reggio Calabria, della regione Calabria, della città di Reggio Calabria. General Store SGV Fratelli Curia, ricordiamo che in Ammiraglia la guida tecnica come amministratore della città metropolitana. È tutto il mondo rappresentato qua in Calabria in questa sfida appassionante che sarà lunga 162 km. Allora, Human Power Health dagli Stati Uniti, il general manager è Rode Junkere, il DS Jonathan McCarthy, dorsale 81 dalla Norvegia Christian Asvold. Pierre André Coté è il campione canadese, un applauso speciale a questo ragazzo, campione canadese classe 97, dall'Inghilterra ha gareggiato atleta statunitense, dall'Olanda Bart Lemmen, dorsale 86, atleta che è giunto l'anno passato quarto nel campionato olandese su cronometro, mentre dalla Norvegia, da Oslo, classe 2002, Embret Svestag Barseng. Signori, questa è la starting list della Human Powered Health. Della facente funzioni della città di Reggio Calabria, in attesa di conoscere i protagonisti della Beltrami PSA Trecolli, diciamo subito che il team manager di questa formazione di matrice Continental Emiliana è Stefano Chiari, in ammiraglia Roberto Miotini ed Enea Farinotti. Allora iniziamo per alzata di mano, corridore toscano di Empoli, classe 2000, dorsale 71, il primo della lista è Andrea Biancalani. È gradito l'applauso, signori, perché ci sta tutto in questi momenti di presentazione. Bresciano di Gardone Valtrompia, classe 2001, e Matteo Freddi, dorsale 71. Il prossimo è pugliese di Bisceglie, è nato nel 2003, quarto al campionato italiano ciclocross proprio quest'anno, Ettore Lo Consolo. Il primo della lista, dorsale 101, atleta pescarese di Città Sant'Angelo, sempre abruzzese però di Paglieta, provincia di Chieti, e Gian Nicola Tinella. Varesino Doc e Alessandro Motti, dorsale 103 per questo ragazzo, mentre arriva dalla Toscana, da Chianciano Terne, Lorenzo Pellegrini, dorsale 104, dalla Puglia, classe 2004, per lui 19 anni il prossimo 22 giugno, Angelo Colaiemma. Andiamo con il Lombardo, Bergamasco, classe 99, Andrea Ghislanzoni. E un applauso speciale, vorrei anche Roberto Sgambelluri qua sul palco, perché del suo paese, Siderno, è nata a Svabo, l'unico calabrese presente quest'oggi, dorsale 107, Nathan, alza pure la mano, fatti identificare, e vorrei al tuo fianco anche Roberto Sgambelluri,
è stato l'ultimo calabrese ad andare fortissimo. Ci ricordiamo anche di Michele Coppolillo, dell'indimenticabile Pino Faraca, insomma, che hanno fatto la storia di questo, di questa regione a livello ciclistico, ottenendo grandi risultati. Allora un applauso speciale per Nathan Sbabo, che quest'oggi transiterà proprio davanti casa, essendo di Siderno. Signori, vi abbiamo fatto conoscere la D'Amico Tools con la regia di Ivan De Paulis e l'ex professionista Massimo Codol. Trova a due passi da Trento Martin Nessler, dorsale 25, e chiude il bolognese di Calderara sul Reno, classe 2000, Gabriele Petrucci.